Ci sono tante, tante cose che possono andare insieme, senza sapere quale sarà il risultato. Ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova. Abitare il mondo intero sono frammenti separati del mondo. Ciascuno di noi è il centro del mondo senza essere un Dio. Il mondo non è diventa, si muove, cambia. Non ho nessuna idea di come tutto questo avviene. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Non crediamo nella natura umana. Ci sono due modi di scendere dalla montagna. Le circostanze determinano i nostri atti. L'altro modo è scivolare giù dopo aver raggiunto la cima. Immaginiamo una strada con molta gente, un silenzio pieno di rumore. Ciascuno di noi è il centro del mondo senza essere un Dio. Ciò che conta è ciò che avviene, senza sapere quale sarà il risultato. È una maniera di aprirsi all'assenza di volontà. Non crediamo nella natura umana, in nulla e in tutte le cose, quindi anche in me. Ciò che conta è ciò che avviene. Il mondo reale non è un oggetto, è un processo. Qualcosa che avviene, qualcosa di inatteso, irrilevante. Ci sono due modi di scendere dalla montagna. Un modo è quello di cadere giù quando lo state scalando, continuando a restare schiavi dell'azione della logica. Il significato è l'uso. Il sentimento è in ciascuno di noi, non nelle cause esterne. L'uso sicuro in un ordine, la libertà, la possibilità di vedere accadere qualsiasi cosa. Bisogna andarsene da qui, abitare il mondo intero, non frammenti separati del mondo. Il mondo reale non è un oggetto, è un processo. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Le cose devono entrare in noi. L'istante è sempre una rinascita. Le cose vanno e vengono. Ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova. È soprattutto questione di cambiamento. L'indeterminazione è il salto nella non linearità e nell'abbondanza. Ciò che avviene accade ovunque e contemporaneamente. Perché tutto già comunica, perché voler comunicare? Perché tutto possa accadere, mentre nella conversazione nulla si impone. Non solo non lo voglio, ma voglio distruggere il potere. Principi e governi sono ciò che favorisce l'oblio. Bisogna andarsene da qui. Siamo sempre più impazienti e diventeremo sempre più voraci. Ci sono tante tante cose che possono andare insieme. Struttura e materiale possono essere legati oppure opporsi. Quello che mi interessa non sono le regole, ma il fatto che le regole cambino. Il mondo non è, diventa, si muove, cambia. Le vecchie strutture del potere e del profitto stanno morendo. Un modo è quello di cadere giù quando la state scalando. Il nulla è in tutte le cose, quindi anche in me. Un silenzio pieno di rumori, qualcosa che avviene, qualcosa di inatteso, di rilevante, incontri tra elementi eterogenei che possono restare senza alcun rapporto, ammucchiati tutti insieme e allo stesso tempo, un gioco senza scopo, un'assenza di finalità. È l'uguaglianza del comportamento nei confronti di tutte le cose. Costruire, cioè riunire ciò che esiste allo stato disperso. Immaginiamo una strada con molta gente. È un'opera su un'opera, come tutte le mie opere indeterminate. Io non ho niente da dire. Comunicare è sempre porre qualcosa. Mentre nella conversazione nulla si impone. Ciascuno è libero di trovare le sue emozioni. L'uguaglianza dei sentimenti verso ogni cosa, lasciando le cose la libertà di essere ciò che sono. Le cose devono entrare in noi. L'istante è sempre una rinascita. Strutture e materiale possono essere legate oppure opporsi, ammucchiati tutti insieme
e allo stesso tempo frantumare la loro linearità perché tutto possa accadere. Quello che mi interessa non sono le regole, ma il fatto che le regole cambino. È soprattutto questione di cambiamento. Costruire, cioè riunire ciò che esiste allo stato disperso, senza sapere quale sarà il risultato. D'altro modo ci vuole raggiunto dopo aver raggiunto la cima. Un clima molto ricco di gioia e di smarrimento. Le vecchie strutture del potere e del profitto stanno morendo. Occorre liquidare il dogma produttivistico del profitto, frantumare la loro linearità, lasciando le cose di essere ciò che sono. La tirannia e la violenza sono dalla parte della linearità. Comunicare è sempre imporre qualcosa, continuando a restare schiavi dell'azione e della logica. Principi e governi sono ciò che favorisce l'oblio. Non solo non lo voglio, ma voglio distruggere il potere. Occorre liquidare il dogma produttivistico del profitto, respingere le esclusioni, le alternative radicali tra opposti, sforzandosi di provocare un altissimo grado di disordine. Un clima molto ricco di gioia e di smarrimento. Siamo sempre più impazienti e diventeremo sempre più voraci. La tirannia e la violenza sono dalla parte della linearità. L'indeterminazione è il salto nell'ordinarietà e nell'abbondanza. Non sopprimere le possibilità, ma moltiplicarle. È una maniera di aprirsi all'assenza di volontà. Le cose vanno e vengono. Le circostanze determinano i nostri atti. Cerco di non rifiutare mai nulla. Ciò che avviene accade ovunque contemporaneamente, sforzandosi di provocare un altissimo grado di disordine. L'uso assicura il non ordine, la libertà. Ciascuno è libero di provare le sue emozioni. Il sentimento è ciascuno di noi, non nelle cause esterne. Incontri tra elementi eterogenei che possono restare senza alcun rapporto. Cerco di non rifiutare mai nulla. Respingere l'esclusione in alternative radicali tra opposti. Non sopprimere le possibilità, ma moltiplicarle. La possibilità di vedere accadere qualsiasi cosa. L'uguaglianza dei sentimenti verso ogni cosa. È un'opera su un'opera, come tutte le mie opere, indeterminate. Un gioco senza scopo, un'assenza di finalità. Non ho nessuna idea di come tutto questo avviene. Io non ho niente da dire, poiché tutto comunica già, perché voler comunicare? Il significato è l'uso.